Beatrice Luzzi ha abbandonato momentaneamente il Grande Fratello. Il motivo? Grande Fratello. La concorrente ha lasciato momentaneamente la casa più spiata dagli italiani. Passano i mesi nella casa più spiata dagli italiani, ma Beatrice Luzzi continua ad essere la protagonista incontrastata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti quest'ultima ha dato vita ad innumerevoli dinamiche, riuscendo a far breccia nel cuore di milioni di spettatori a casa, che l'hanno premiata di volta in volta facendole vincere diversi televoti. Si segnala che oggi l'inquilina della casa di Cinecittà è tornata nuovamente sotto i riflettori. Il motivo? Ha abbandonato momentaneamente la trasmissione. Ad annunciarlo è stata la stessa produzione del programma di Canale 5 tramite i propri canali social ufficiali. Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la casa di Grande Fratello. Perché Beatrice Luzzi ha abbandonato momentaneamente il reality show? In tanti ovviamente si staranno chiedendo cosa c'è dietro questo abbandono momentaneo della concorrente. A fare chiarezza ci ha pensato nuovamente la produzione del Grande Fratello, sempre in questo stringato comunicato pubblicato su tutti i suoi canali social ufficiali, preferendo però non scendere nei particolari: ha abbandonato per motivi personali. Cosa potrebbe mai essere successo? Verrà fatta chiarezza su tutta questa vicenda? E se sì, quando tornerà Beatrice, la quale è stata presa di mira dal suo acerrimo rivale nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese? Queste e tante altre domande che ovviamente gli spettatori si stanno ponendo sul social X. Intanto si segnala che l'annuncio del momentaneo abbandono di Beatrice è stato dato anche poco fa in diretta a Pomeriggio 5, lasciando senza parole Mirta Merlino. Sui social c'è grande preoccupazione per la concorrente. Ovviamente neppure a dirlo, la preoccupazione degli spettatori a casa è tanta. Punto di fatti c'è chi ha rivelato sul social X di temere che Beatrice Luzzi possa non fare rientro nella casa più spiata dagli italiani, anche perché ultimamente spesso e volentieri ha confidato a vari coinquilini di non riuscire più ad andare avanti in questa avventura. Visto che ha iniziato ad avvertire fortemente la mancanza dei suoi due figli, oltre al fatto di essere un po' stanca. D'altronde c'è anche da dire che se non fosse stato per l'attrice questa edizione del Grande Fratello non avrebbe mai preso il volo. Almeno dal punto di vista degli ascolti. Al momento si segnala che su tutta questa faccenda neppure Alfonso Signorini si è pronunciato e anche gli altri concorrenti stanno affrontando la giornata come se niente fosse. Nelle prossime ore ci saranno eventuali aggiornamenti su questa vicenda?